Benvenuti amici di Mobile OS, siamo qui in compagnia di un'anteprima assoluta per quanto riguarda NGM. Siamo con l'NGM Harley Davidson, il primo dispositivo che verrà commercializzato in Italia con Windows Phone 8.1 e Dutch in fondo Dual SIM. Dispositivo che presenta un design ultra slim, 144 mm x 72 x 8,5 mm di spessore, lato sinistro bilanciere del volume, lato superiore ingresso per il micro USB e jack da 3,5, lato destro per quanto riguarda il tasto accensione e spegnimento, sotto e liscio. Display principale da 5 pollici, IPS e di tipo HD multitouch, quindi 1280x720 pixel. Il dispositivo presenta anche la connettività HSDPA fino a 21 megabit per secondo e 5.76 in upload e 21 in download. Dicevo, sistema operativo Windows Phone 8.1, 1 GB di RAM e all'interno abbiamo un processore quad-core di Qualcomm da 1.2 GHz. La memoria interna è da 8 GB, espandibile con micro SD. Sul posteriore troviamo la fotocamera da 8 megapixel con autofocus, flash, HDR e registrazione video in HD, più troviamo anche il flash. La fotocamera invece è lo speaker, il logo Harley Davidson è bellissimo, visto che il dispositivo si chiama proprio Harley Davidson, e il logo NGM. Dicevo, nella parte frontale invece troviamo i vari sensori più la fotocamera anteriore, che risulta essere da 2 megapixel. GPS all'interno, Bluetooth, Wi-Fi e naturalmente, come già detto, connettività 2G, 3G e HSPA. La batteria è da 2000 mAh all'interno, troviamo l'accelerometro, il sensore di luminosità e di prossimità. Inclusi in confezione sono presenti anche due pellicole, ci fa notare NGM. Bene, queste sono un po' le caratteristiche generali del dispositivo, direi quindi di addentrarci un attimo sul prodotto. Direi che stiamo parlando del classico Windows Phone, né più né meno. Andando qui nella cornetta possiamo andare a effettuare la chiamata. Abbiamo qui la possibilità di switchare tra 1 e 2 se vogliamo chiamare con la SIM 1 o con la SIM 2, quindi uno switch molto molto semplice senza alcun tipo di problema. Andando invece nei messaggi, provando ad andare a scrivere un messaggio, stesso discorso, possiamo switchare tra SIM 1 e SIM 2 senza alcun tipo di problema. Ora non sono presenti alcuni contatti, ma sarà possibile anche selezionare i contatti presenti sulle due SIM, oppure se ce l'abbiamo sul telefono saranno tutti messi insieme contemporaneamente. Detto questo, vedete, ci sono già selezionati il 2 a fianco alla cornetta e a fianco ai messaggi e l'1 di qua, quindi abbiamo già la possibilità di entrare già nella chiamata o nei messaggi per la SIM 1 o per la SIM 2. Per quanto riguarda il resto, direi che abbiamo le classiche funzionalità di Windows Phone. Possiamo provare ad andare a vedere un attimino qui le varie applicazioni che sono già presenti sul dispositivo. Ecco qui, vedete, messaggi 1, messaggi 2, siamo qui, c'è presente la radio FM, c'è presente il risparmio per quanto riguarda la batteria, e qui si possono andare ad impostare, vedete qui le impostazioni di risparmio energetico, poi il sensore dati, salute e benessere, sensore riguardante memoria. Se ci entriamo possiamo vedere, ci dice qual è la memoria, sono 8 giga rispetto a più scheda SD all'interno, e telefono 1 e telefono 2. Volevo farvi vedere anche la fotocamera. Direi software classico di Windows Phone. Abbiamo queste impostazioni che possiamo scegliere, quindi il flash, di andare a scegliere alcune scene, ISO, esposizione, bilanciamento del bianco e quant'altro. Abbiamo la possibilità anche qui, per esempio, di andare a trovare i filtri, di cambiare fotocamera, ripeto, la fotocamera davanti è da 2 megapixel, mentre la posteriore risulta essere da 8 megapixel con flash e autofocus. Direi quindi che possiamo riuscire. Qui abbiamo il tasto start, tasto indietro e tasto cerca. Volevo portarvi su Internet Explorer per vedere un po' come va il facciamo consigliate, per vedere un po' come va il dispositivo. Purtroppo non è collegato al wifi, non possiamo collegarlo in questo caso, ma direi che abbiamo il classico Internet Explorer di Windows Phone.
qui nella parte superiore le classiche notifiche, Windows Phone 8.1, quindi le varie, i vari toggle, l'ingresso delle varie impostazioni, i vari messaggi, sempre nell'icona 1 o 2 per capire se il messaggio e le chiamate perse sono andate dalla SIM 1 o la SIM 2. Qui sopra invece le varie icone per la SIM 1 e per la SIM 2 per vedere se prendono o meno e quante tacche prendono. Direi quindi che è tutto per questa preview dell'NGM Harley Davidson, ripeto, il primo dispositivo in Italia, Windows Phone 8.1. Un'ultima cosa, altre due chicche, sarà disponibile dai primi di ottobre, quindi tra un mese, in Italia a un prezzo strabiliante, soli 249 euro. Direi quindi che è tutto da NGM e ci vediamo alla prossima sempre su mobileOS.it. Ciao!